Buona giornata a tutti, rieccoci qua in linea. Io sono Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda dai microfoni di Radio Gamma 5 su 94 FM. La sera noi parliamo di Tommaso Didimo. Vi ricordo che stiamo leggendo un commentario a Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Prima però di Tommaso Didimo, diciamo un piccolo discorso. Vi ricordo che è in corso la dichiarazione dei redditi e per favore firmate per lo Stato. Non date soldi alla Chiesa Cattolica, non date soldi a stupratori di bambini, non date soldi a nessuno, mi raccomando. Non date soldi a nessuna religione rivelata, non date, anche perché qualunque soldo voi date sarà usato per devastare la vita, per costruire miseria, per costruire orrore, per costruire fame. Non date soldi a nessuna religione, firmate per lo Stato. Detto questo, allora, vediamo un attimino cosa c'è stasera. Stasera andiamo avanti a parlare di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Andremo avanti con un po' di paragrafi. Dopo, quando abbiamo parlato di Tommaso Didimo, prenderemo un attimo in mano il libro Storia laica delle donne religiose. E in questo qua, siccome stavo di là un attimino finché c'era Mario qua ai microfoni, mi sono dato un'occhiatina e ho trovato un discorso abbastanza complesso, cioè abbastanza completo, per far comprendere perché le religioni rivelate in realtà tentano di distruggere la donna. In realtà non è soltanto la donna che viene distrutta in questa operazione, cioè non è semplicemente che viene costretta la donna in ginocchio, viene annientata e viene inibita tutte le sue potenzialità sociali della donna, ma in realtà nel far questo vengono distrutti gli esseri umani maschili, cioè in realtà il vero individuo da distruggere è il maschio, e la distruzione del maschio, cioè la distruzione dell'essere umano maschile, passa esattamente attraverso la repressione della donna e la violenza inaudita che viene commessa nei confronti della donna. E questo è importantissimo. Allora, siccome ho trovato un passo abbastanza interessante dalla Storia laica delle donne religiose di Damagli, dopo, quando finiamo un po' di paragrafi del Tommaso Didimo, ve ne leggerò una pagina, così potete comprendere un attimino il meccanismo della repressione della donna e perché le religioni rivelate, cioè com'è il meccanismo per cui le religioni rivelate puntano sul maschio. In realtà non è vero che puntano sul maschio, in realtà è tutta una deformazione ideologica di pensiero che distrugge la donna prima di tutto perché subisce il massimo della violenza e costringe l'essere umano maschile ad accettare e a subire la violenza che subiscono le donne, magari anche ampliandola. E questo è un discorso abbastanza complesso da fare, prima o dopo dovremmo farli, anche se finora ho sempre evitato. Scusate un attimo, sento un fischio in cuffia e non riesco a capire da dove mi proviene. Va bene. Di Tommaso Didimo passiamo al paragrafo 65. Paragrafo 65. Perché facciamo Tommaso Didimo? Vi ricordo che questo Vangelo è stato trovato sotto le sabbie del deserto di Nag Hammadi. E non è nel corso della storia, nel corso dei 1600 anni di dominazione cristiana, a stuprare gli esseri umani. Questo Vangelo contiene in sé tutti quei principi che vengono usati anche dai Vangeli ufficiali e che fanno dire a Schopenhauer ci sono una decina di pagine buone all'interno dei Vangeli. In realtà questa decina di pagine buone è quanto gli evangelisti Luca, Marco, Giovanni e Matteo hanno rubato alle religioni misteriche, e Tommaso Didimo rappresenta una sintesi di questo percorso di stregoneria. Per questo a noi ci interessa mettere in luce sia gli aspetti di Tommaso Didimo sia le relazioni fra Tommaso Didimo e i Vangeli ufficiali. Paragrafo 65. Vi ricorderà qualcosa questa storia? Gesù disse: un uomo aveva degli ospiti. Dopo che ebbe preparato il banchetto, mandò un suo servo a invitare gli ospiti. Andò dal primo e gli disse: il mio signore ti invita. Quello rispose:
dei commercianti mi devono denaro, vengono da me questa sera, andrò e darò ordini, mi scuso per il banchetto. Andò dal secondo e disse: il mio signore ti invita. Quello gli rispose: ho comperato una casa e sono richiesto per un giorno, non avrò tempo. Andò dal terzo e disse: il mio signore ti invita. E quello rispose: un mio amico si sposa e io darò il banchetto, non potrò venire, mi scuso per il banchetto. Il servo tornò dal signore e disse: quelli che ha invitato al banchetto si scusano. Il signore disse al servo: va per le strade e conduce al banchetto quanti trovi, compratori e commercianti non entreranno nei luoghi del Padre mio. Questa è la storia come è raccontata da Tommaso Didimo. Attenzione, perché la troviamo anche nei Vangeli ufficiali più o meno la stessa impostazione. La preposizione iniziale deve essere leggermente modificata. Non è l'uomo che ha degli ospiti, ma è l'uomo che prepara un banchetto per delle persone che vuole far partecipi. In questo modo il racconto è più chiaro, in quanto non sarebbe comprensibile che un invito venga rifiutato. Una volta preparato il banchetto, l'ospite invia le partecipazioni, ma coloro che invita, in quanto lui li ritiene degni di partecipare a quel banchetto, rifiutano. Gli invitati rifiutano in quanto le cose che devono fare sono più importanti che non la partecipazione a quel banchetto. Quegli invitati non si sono costruiti per partecipare a quel banchetto, anche se l'ospite pensava che, essendo delle belle persone, sarebbero state contente di parteciparvi, dividendo con lui i misteri che gli aveva scoperto e voleva comunicare con loro. Con loro, l'ospite voleva camminare nell'infinito dei mutamenti. L'ospite ha costruito se stesso e di questa costruzione vuole far partecipe altre persone, che però rifiutano in quanto trovano quella costruzione oscura e misteriosa. Cosa deve fare quell'essere umano? Deve affidare la propria costruzione ai lari. Quanto egli ha, la affida ai crocicchi delle strade affinché Mercurio e Lara la diffondano. Così l'uomo manda il servo a chiamare chiunque voglia venire. Chiunque abbia in qualche modo costruito se stesso e sia in grado di afferrare almeno qualcosa di quanto l'ospite ha preparato sulla sua tavola per costruire loro stessi. I lari diffondono le voci. A volte queste vengono distorte, a volte comunicano le cose con imprecisione, ma con quelle voci i lari trasmettono sempre la magia del messaggio. Così chi studiò geometria scopre che su quella tavola ci sono dei teoremi attraverso i quali può continuare a sviluppare il proprio sapere, e così via. Ma chi non ha costruito se stesso, esaltando l'ignoranza e la sottomissione, non scopre le perle che gli vengono offerte, perché si è privato della capacità di riconoscerle. Così compratori e commercianti, che fanno del potere di avere la ragione della propria esistenza, non possono costruire loro stessi e non sono in grado di riconoscere gli elementi del potere di essere quando li incontrano. Gli elementi del potere di essere sono delle perle che i porci non sanno riconoscere, anche quando si presentano a delle persone che appaiono gentili e affabili. La loro gentilezza e la loro affabilità nasconde la loro vuotezza davanti alla vita, che può ingannare chi ricerca la conoscenza e la consapevolezza, ma costruisce solo disperazione e inganno. Chiunque si mette in viaggio per costruire conoscenza e consapevolezza giunge a comprendere che per continuare il suo viaggio e crescere ulteriormente è necessario che la via percorsa sia manifesta al maggior numero di persone, affinché queste traggano da quella via elementi atti a costruire loro stessi. Mentre costoro traggono degli elementi atti a costruire loro stessi, alimentano quella via, la arricchiscono, la rendono stabile. La conoscenza e la consapevolezza è l'unica cosa che non può svilupparsi nascosta, ma dalla sua manifestazione trae motivo di sviluppo. Così l'apprendista stregone va da quelle persone che ritiene affini e comunica quanto ha trovato. In realtà l'affinità era solo apparente. Costoro hanno preso altri sentieri, sono attraversati da interessi diversi e quanto presenta loro l'apprendista stregone viene percepito come un pericolo che potrebbe danneggiare il loro coinvolgimento negli interessi attuali. Così queste persone, che sembravano disponibili, si allontanano. Di quanto presenta loro l'apprendista stregone, afferrano la forma,
ma ignorano l'incisività nella loro vita e la costruzione del tempo che viene loro incontro. All'apprendista stregone non resta altro che distribuire le perle ai porci, cioè a chiunque voglia prenderle. In realtà, egli si illudeva che dietro all'apparenza di coloro che pensava disponibili ci fossero le stesse tensioni che hanno alimentato il suo percorso. Quanto si ingannava. Così sparpaglia le perle affinché chiunque, o per stato di necessità, o perché in quel momento non ha nulla di meglio da fare, o perché ancora la sua apparenza nascondeva la sua disponibilità, le possa prenderle e adoperarle nel suo percorso. Questo è il senso del messaggio di Tommaso. Proviamo a leggere la stessa storia, scritta da Matteo, e vediamo come Matteo questa serva per costruire terrore e sottomissione. Dice Matteo: Gesù prese di nuovo a parlare in parabole e disse loro: il regno dei cieli è simile ad un re, il quale fece un festino di nozze a suo figlio. Egli mandò i servi a chiamare gli invitati, ma questi non vollero venire. Mandò ancora altri servi dicendo: dite agli invitati, ecco, il mio convito è già pronto, si sono ammazzati i buoi e gli animali ingrassati, e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono, e se ne andarono chi al suo campo, chi ai suoi affari. Altri poi, presi i servi, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re, pieno d'ira, mandò le sue milizie, fece sterminare quegli omicidi, come se lui non fosse omicida, e bruciare la loro città. Disse quindi ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Infatti li ha fatti ammazzare. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti potete. Allora, usciti per la strada, i servi radunarono quanti trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di convitati. Ora, entrato il re a vedere i commensali, scorse là un uomo che non aveva l'abito di nozze. Figuriamoci, ha sterminato una città, figuriamoci per un uomo. Gli disse: amico, come sei entrato qua senza aver l'abito da nozze? Colui ammutolì. Allora il re disse ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nel buio, ivi sarà pianto e stridor di denti, perché molti sono i chiamati ma pochi gli eletti. Come si permettono questi esseri umani a pretendere di non accorrere quando il loro padrone o il loro re li chiama? Come si permettono di pretendere di gestire i loro affari, cioè la costruzione del proprio futuro, quando il padrone li chiama alla sottomissione? Come si permettono? Quale insulto per il padrone quando gli esseri umani non vogliono accettare il loro ruolo di bestiame del gregge, ma preferiscono esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni per cogliere dall'albero della vita eterna? Come? I servi del padrone hanno tentato di impedire loro l'esercizio della loro volontà e della loro determinazione, invitandoli a sottomettersi al volere del padrone, ed essi hanno ucciso quei servi? Quale affronto per il padrone del gregge mentre lo conduce al macello, la sala del banchetto? Radunate gli eserciti, sterminate chiunque rifiuti di sottomettersi, chiunque cerchi la propria libertà e le proprie determinazioni. Questo in Tommaso non lo troverete mai. Hanno osato rifiutare l'invito e il re li annienta, li uccide, ne brucia la città. Questo terrore sia di ammonimento a chiunque intende esercitare le proprie determinazioni anziché mettersi in ginocchio. E i servi radunano quanto incontrano. Con quanta violenza fanno questo? Con quanto terrore fanno questo? Con quante minacce fanno questo? Loro sono i servi che dispongono di un esercito che ha appena distrutto una città e ucciso quanti vi abitavano. Possono radunare le persone soltanto come fossero bestiame. Non sono amici, sono terrorizzati, costretti a sottomettersi per la paura, per il terrore. Questo aspetto viene rimarcato nella chiusura della storia, quando il re entra nella sala del banchetto e vede un uomo che non ha l'abito che egli vorrebbe. Davanti alla domanda del re, lui ammutolisce per il terrore. Il re lo chiama amico, ma ad un amico che non ha l'abito adatto gliene si fornisce uno. Un amico non si umilia, con un amico si cammina assieme. Un amico non si lega mani e piedi, lo si getta per strada. Ad un amico non si fa questo, ad uno schiavo, una bestia sì. Uno schiavo si lega le mani e i piedi quando non si inginocchia con tutto il suo cuore, con tutta la sua passione. Uno schiavo è una bestia di cui si può disporre a piacimento, non ha diritti giuridici, non ha diritto al rispetto. I servi del padrone possono radunarli come bestiame e condurli al banchetto,
costoro devono compiacersi della partecipazione, devono onorare quella partecipazione, costoro devono ritenere se stessi bestiame del Dio. Se non onorano l'essere bestiame del Dio, si può permettere di legarli mani e piedi e di gettarli nel buio, oppure di alzare i roghi. Ecco qual è l'insegnamento di Matteo attraverso il suo Gesù. Quale differenza con Tommaso? Spesso una situazione come quella descritta da Tommaso si verifica quando un individuo scopre delle cose che gli piacciono in una via della conoscenza e della consapevolezza che gli viene presentata. Le cose che gli piacciono gli permettono di fagocitare il senso di quelle cose che sono vicine e quanto egli ha fatto nel corso della propria esistenza. Felice quest'essere va da tutti i suoi amici dicendo quanto è bello quello che ha trovato e quanto vorrebbe far loro partecipi. Ciò che egli ignora è che la scoperta è stata fatta perché lui si è trasformato giorno dopo giorno e che la trasformazione dei suoi amici sono avvenute in direzioni diverse, anche se impercettibili nell'apparenza. Come? Ho scoperto una bella cosa la quale voglio far partecipe tutte le persone e invece solo io sento questa armonia. Perché tu ti sei costruito le orecchie per poterla ascoltare. I suoi amici hanno altre cose da fare e così costui, se vuole sviluppare quanto ha compreso, deve coltivarlo e seminarlo, deve rendersi disponibile a comunicarlo a chi si è costruito e sta attendendo quella comunicazione. Costui diventa un solitario che coltiva il suo potere di essere, pronto a sorreggere chiunque che, comprendendo il suo potere di essere, decida di camminargli a fianco. E questo è il paragrafo 65, scusate. Naturalmente non c'è commento, cioè le due cose, pur avendo delle assonanze simili, sono usate in maniera completamente diversa. In Tommaso costruiscono la vita, in Matteo, in Vangeli ufficiali, fate da voi Tila, distruggono l'essere umano, lo stuprano, lo annientano, lo torturano, lo legano. Cioè questa è quando si parla del cristianesimo, che i cristiani sono dei vigliacchi, degli assassini. Tutti i cristiani, per analogia, per il dettato della partecipazione morale, sono dei vigliacchi, degli assassini, perché il loro profeta è un vigliacco e un assassino, perché gli insegnamenti sono da vigliacco e da assassino. Questo è il motivo fondamentale. E passiamo al paragrafo 66. Egli disse: un uomo onesto aveva una vigna, la diede a contadini affinché la lavorassero per ricavarne il frutto tramite loro. Mandò il suo servo ai contadini affinché gli dessero il frutto della vigna. Lo presero, lo colpirono e poco mancò che lo uccidessero. Il servo se ne andò a dirlo al suo padrone. Il signore pensò: forse non l'hanno riconosciuto, mando un altro servo. I contadini colpirono anche il secondo. Allora il signore mandò il proprio figlio pensando: forse avranno rispetto per mio figlio. I contadini, visto che era l'erede della vigna, lo presero e lo uccisero. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Dopo un giorno parleremo anche della formazione della proprietà privata. Le cose sono oggetti e gli oggetti possono essere sottratti in base ai rapporti di forza che si instaurano fra gli esseri umani. La dicitura un uomo onesto andrebbe modificata in quella di un uomo ingenuo o in quella di un uomo ignorante dei meccanismi sulla formazione della proprietà privata nel sistema sociale in cui vive. Il senso del paragrafo è quello volto a dimostrare la vacuità del possesso, la vacuità del controllo attraverso la sottomissione. La sottomissione rimane fin tanto che esiste la forza o una presenza attraverso la quale sottomettere. Nel momento stesso in cui questa si allontana dal controllo della sottomissione, i sottomessi si sottraggono nel solo modo che conoscono, distruggendo il controllo di chi sottomette e prendendone il posto. La sottomissione non si stabilizza come atteggiamento se il terrore di chi sottomette non è immanente. Questo è il senso della rappresentazione. L'uomo non è onesto, l'uomo pratica il potere di avere e ritiene che questo non acquisito mediante conquista, ma mediante una sorta di diritto naturale o divino, e gli scambia il terrore che incute nel mantenere il possesso. Egli scambia il possesso di una cosa con il diritto di possederla. Chi sancisce questo diritto?
la sua presenza e il terrore che incute nel mantenere il possesso. Quando egli parte, il gestore si impossessa della vigna, gli subentra. Come il padrone deteneva il controllo del possesso, questi ora rivendica lo stesso diritto al possesso. Così, quando il vecchio padrone manda il servo a riscuotere, chi ha preso possesso della vigna non gli riconosce il diritto a riscuotere, ma imputa al servo un millantato credito. Il nuovo proprietario sancisce il suo diritto al possesso nei confronti del vecchio proprietario nell'unico modo che conosce, la violenza. Il vecchio padrone ritiene di avere dalla sua parte delle ragioni o una investitura divina oppure dei diritti giuridici che dovrebbero essere riconosciuti dal nuovo proprietario. Per questo motivo manda suo figlio a riscuotere la tangente. Il possesso è un atto di violenza, non un atto oggettivo del divenire naturale delle cose. Il possesso è tale nella misura in cui chi lo reclama esercita la violenza pretendendo il rispetto al suo esercizio della violenza, un rispetto che non è dovuto a nessun possessore. Qual è dunque il significato del racconto? È nell'inutilità del possesso. Il possesso non è sancito da una qualche legge naturale, ma è il frutto di convenzioni imposte con la forza. Un essere umano deve coltivare quanto è funzionale al proprio sviluppo, non quanto gli dà potere nei confronti di altri esseri umani. Quel padrone pensava di poter continuare a controllare i suoi dipendenti, dando loro in concessione la vigna e riscuotendone i benefici. Ha dimenticato come egli stesso ha ottenuto la vigna e il potere di avere che determinava il possesso della vigna. Se egli avesse continuato a sviluppare se stesso, nessuno l'avrebbe privato di se stesso. Quello che un essere umano ha nel cuore, l'abilità delle sue mani e nel proprio cervello, nessuno glielo può rubare, nemmeno bastonando suo figlio. Il potere di essere, anche se rubato, e deve essere rubato sotto molti aspetti, non diminuisce nell'essere che lo detiene, ma può arricchire l'intero tessuto sociale, non solo il ladro. Per quanto mi rubiate il sapere e la conoscenza, queste non diminuiranno in me, ma arricchiranno voi che arricchirete, volenti o nolenti, me. Tommaso dice: affidatevi al potere di essere. Sciocco è quell'essere umano che era convinto che le cose avrebbero continuato ad essere in suo possesso in eterno. Vediamo il senso dell'insegnamento dei Vangeli ufficiali, prendendo da Matteo. Cosa ci dice Matteo? Ascoltate un'altra parabola. C'era un padre di famiglia che piantò una vigna, la cinse di siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affittò a dei coloni e se ne andò lontano. Quando giunse il tempo della vendemmia, mandò i suoi servi dei coloni per ricevere i propri frutti. Ma i coloni, presi quei servi, uno lo bastonarono, un altro lo ammazzarono e un altro lo lapidarono. Non so se lapidarlo sia meno che ammazzarlo, comunque. Di nuovo mandò altri servi, il maggior numero dei primi, e i coloni li trattarono allo stesso modo. Finalmente mandò loro l'erede: su, via, ammazziamolo e avremo la sua eredità. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e l'uccisero. Ora, quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei coloni? Penso che i coloni lo ammazzeranno, insomma. Gli risposero: farà perire miseramente gli scellerati e affitterà la vigna ad altri coloni che gli renderanno il frutto del suo tempo. Ricordando che Matteo scrive proprio per formare una setta all'interno delle comunità ebraiche, allo scopo di separare alcuni esseri umani dal contesto sociale, indebolire la struttura sociale per prenderne il sopravvento. È da notare come la storia della vigna viene usata in funzione anti-ebraica. Avevano la gestione di Dio, ma non hanno dato a Dio quanto Dio aspettava. Dio, il sottinteso padrone della vigna in Matteo, altro non fa che praticare quanto Tommaso nella sua storia indica come negativo e inutile per la propria vita. Quanto effimero sia il possesso, ma il possesso per Matteo non è effimero. Si è sancito da eserciti sterminatori che chiamano vendetta nei confronti di chi non si sottomette alla volontà del Dio padrone. Quanto nel Vangelo di Tommaso viene indicato come inutile, cioè il possesso, nel Vangelo di Matteo viene esaltato come il fine del fare del Dio padrone che chiede agli esseri umani sottomissione per impedire che il Dio padrone pratichi la propria vendetta. Cosa indica come negativo Matteo?
la pretesa dei coloni di appropriarsi della vigna, di fare le scarpe al dio padrone. Cosa indica come negativo Tommaso? La pretesa dell'uomo, nel suo caso, di vivere su un oggetto gestito da altri uomini. Tommaso indica il negativo sia nella delega da un lato che nel possesso dall'altro. Matteo indica il negativo nel tentativo degli esseri umani di sottrarsi alla sottomissione. Ancora una volta i Vangeli ufficiali indicano cose diverse ed opposte, in quanto diversi ed opposti sono i fini per i quali vengono costruiti. E se ce ne fosse bisogno per comprendere la differenza fra il Vangelo di Tommaso Didimo e i Vangeli ufficiali, sarebbero sufficienti questi due paragrafi per comprendere la diversa impostazione. In realtà tutto il cristianesimo è arte di possedere, cioè è denaro, è potere, costringere gli uomini in ginocchio, è possedere gli esseri umani, costringerli a non fare sesso, costringerli nelle condizioni peggiori della vita. Questo è il cristianesimo, non è cosa diversa da questo. Il cristianesimo è soltanto questo. E questo essere, il modo di essere del cristianesimo, non è data dalle persone, ma è imposizione, è dogma, è ad imitazione di Cristo, è ad imitazione del loro sporco profeta, cioè un lurido assassino, uno stupratore di uomini, un macellaio davanti al quale si costringono in ginocchio bambini. Questo è il profeta dei Vangeli ufficiali, questo è ciò che vuole fare Wojtyla agli esseri umani. Wojtyla sta progettando la distruzione del sistema sociale, sta progettando lo stupro degli esseri umani. Questo è il vero pericolo che sta avanzando e che noi ancora stiamo ignorando o facciamo finta di ignorare. Va bene, passiamo all'ultimo paragrafo per oggi, ed è il paragrafo 67. Gesù disse: indicami la pietra respinta dagli edificatori, essa è la pietra d'angolo. Chiuso, questa è la frase. Cosa significa che quanto è respinto regge il mondo? Questa rappresentazione è comune in moltissime culture definibili come pagane o pseudotali. La forma annebbia il giudizio di chi è abituato a ragionare attraverso la forma stessa. Ma la forma non regge il mondo. Il mondo è retto dalle cose in sé, dalle loro numenie. Chi è abituato ad emettere giudizi confidando nell'assolutezza della ragione e della forma scarta le cose non perché queste non siano importanti, ma perché non rientrano nel suo schema di giudizio, nella sua verità. Le cose non si allontanano per questo. Quel giudizio è incompleto, è errato, eppure sull'incompletezza e sull'errore si è costruito un sistema sociale. Chi regge quel sistema sociale? Chi, nonostante gli errori e le incompletezze, lo fa funzionare? Chi non era ritenuto importante dai grandi politici? Chi non era ritenuto importante dai grandi amministratori? Chi non era ritenuto importante dai grandi architetti, dai grandi armeggioni? Ecco dunque, mostratemi l'individuo che voi avete indicato come una merda, un ribelle, un terrorista, un emarginato. Egli regge il sistema sociale di cui voi vi ritenete gli artefici. Come usano lo stesso passo Marco e Matteo nei Vangeli ufficiali? Dice Matteo nei suoi vignaioli perfidi. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno riprovata, essa è diventata pietra angolare, cioè ciò è stato fatto dal Signore ed è meraviglioso agli occhi vostri. Scusate, è meraviglioso agli occhi vostri. Per questo vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e gli sarà dato ad una nazione che li faccia produrre i frutti. Colui che cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e quello sul quale essa cadrà sarà stritolato. In Marco la questione non cambia. Sempre nei vignaioli perfidi leggiamo: non avete letto voi questo passo delle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la base d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è cosa ammirabile ai vostri occhi. Non c'è costruzione, non c'è determinazione, c'è consolazione.
Il Signore consola gli emarginati facendo di loro le pietre d'angolo della propria costruzione. Marco e Matteo assicurano i disperati che il loro padrone penserà a loro. Loro saranno coloro che il padrone compenserà. Tutto dipenderà dal padrone. Così i vignaioli ribelli verranno annientati dal padrone, mentre chi si è sottomesso potrà essere ricompensato dal padrone, sarà la pietra d'angolo della sua costruzione. Chi si sarà sottomesso avrà come ricompensa il regno che sarà tolto a chi non lavora per costruire sottomissione e sarà dato a chi sarà attivo nel sottomettere il più debole. I più deboli sono i vignaioli che pretendono, pensate quanto sono stolti, di dare l'assalto al cielo, che in questo caso è la proprietà della vigna. Il padrone manda emissari chiedendo loro di arrendersi, ma essi testardi continuano a dare l'assalto al cielo della conoscenza, e allora interviene il padrone che li uccide. Li uccide e dà il regno a chi, anziché dare l'assalto alla proprietà, alimenta la proprietà in funzione dell'arricchimento e del divenire del padrone. Chi alimenta quella sottomissione per Marco e Matteo sono le pietre d'angolo della sottomissione sulla quale il padrone costruirà la sua costruzione. Chi è sottomesso potrà costruire sottomissione e la pietra d'angolo potrà distruggere chiunque oserà chiedere libertà. La sottomissione schiaccerà chiunque oserà sottrarsi alla sottomissione del Dio padrone. E chi scivolerà nel tentativo di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza cadrà sulla pietra della sottomissione e si sfracellerà. Ancora una volta, gli insegnamenti di Tommaso e di Vangeli ufficiali divergono nella direzione che indicano gli esseri umani per costruire il loro futuro. E con questa ci chiudiamo per oggi Tommaso Didimo e siamo arrivati al paragrafo 68. Se qualcuno aveva qualche dubbio, penso che ancora gli rimaneva, penso che stasera gli abbiamo levato. Cioè, i Vangeli ufficiali sono delle grandissime porcate infami, squallide, sporche, porcherie che hanno tentato di distruggere il sistema sociale e purtroppo in parte ci sono riusciti. Vabbè. Di cosa ci parliamo ora? Parliamo un po' quel passo che vi avevo annunciato fin dall'inizio. Storia laica delle donne religiose. Il problema dunque era il matrimonio con Dio sulla terra, con tutte le implicazioni di carattere affettivo, intellettuale, sessuale che questo matrimonio comporta. Prima di tutto conoscere Dio in maniera sponsale, ossia da sponsa, conoscere nell'Antico Testamento è coire, possedere sessualmente. E questo è il punto che rivela maggiormente l'omosessualità mentale dei maschi. Dio è l'unico vero maschio e i maschi devono assumere il ruolo femminile per avvicinarlo, farsene possedere, amarlo e farsene amare, vincere la sessualità virile fino a farsi eunuchi per il regno dei cieli, come dice il Vangelo. È la battaglia più difficile, ma gli omosessuali vi sono facilitati, perché l'interscambio psicologico fra il ruolo sessuale maschile e femminile è per loro non soltanto comprensibile ma gradito. Chiudendosi in monastero, esaudiscono ad un primo bisogno, vivere, mangiare e dormire, lavorare fra maschi, eliminando la presenza domestica quotidiana delle donne. Costruiscono poi a poco un oggetto ideale, pseudo femminile, sul quale proiettano tutte le loro aspirazioni, la Madonna, vera sposa di Dio, fecondata da Dio e madre del suo figlio. La Madonna è ciò che essi vorrebbero essere, spose di Dio, posseduti e fecondati da Lui. La verginità della Madonna rappresenta appunto la mascolinità di questa fecondazione,
che non ha bisogno dell'imene per essere effettuata. L'itinerario con il quale è stato costruito questo oggetto è quanto mai indicativo. Per prima cosa si è affermata la Madonna come madre, la Theotokos è la prima definizione dogmatica su Maria stabilita nel 431 dal Concilio di Efeso. La figura sessualmente meno pericolosa per i maschi è l'unica ammessa nell'orizzonte omosessuale maschile. Nel film Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, artista notoriamente omosessuale, l'attrice che rappresenta il personaggio della Madonna è la madre stessa del regista, ma anche la meno scandalosa da proporre teologicamente alla società. Subito dopo viene la madre vergine, poi lentamente i passi più scabrosi e al tempo stesso più vicino alla costruzione dell'oggetto ideale per i maschi vagheggiano. Concepita senza peccato, dunque, priva di qualsiasi tentazione sessuale, sia per se stessa, sia per gli uomini, senza masturbazioni, senza doglie, chiusa nella verginità, anche nel parto e dopo il parto, infine assunta in cielo, non sfiorata dal disfacimento della morte. Sono i maschi più sposi di Dio, i più mistici, gli innamorati della Madonna, quelli che accentuano gli aspetti della loro femminilità nel rapporto d'amore con Dio, ossia quelli di cui è lecito supporre un'omosessualità, almeno mentale, ma anche fortemente vissuta a livello affettivo. Può essere sufficiente fare i nomi di Bernardo di Chiaravalle, il quale riceve una visione, qualche goccia di latte dalla mammella della Madonna, di Francesco d'Assisi, che per primo riconosce col presepio la tenerezza della nascita, del rapporto d'amore fra madre e bambino, di Bernardino da Siena, che non finisce mai di parlare della Vergine come unica donna sulla quale può posarsi il suo sguardo. È talmente forte la repulsione che Bernardino sente per le donne concrete che la carica di tutte le colpe, inclusa quella di spingere i mariti alla sodomia, e rifiuta di avere con loro qualsiasi rapporto, perfino quello richiesto dal suo ministero di confessore. Ma come non ricordare fra gli innamorati della Madonna Filippo Neri, cui la Madonna in una famosa visione depone in braccio Gesù bambino. È rappresentato così da Guido Reni nel quadro che sovrasta l'altare che racchiude il suo cadavere nella chiesa romana di Santa Maria di Vallicella. La passione di Filippo per la purezza sessuale, che è il connotato di tutti gli innamorati della Madonna, è rimasta famosa al punto da attribuirgli la capacità di riconoscere dall'odore la presenza di donne peccatrici e di essersi coperto da morto con una mano il pene denudato durante l'autopsia. Chi più innamorato della Madonna di Grignon di Montfort, che le si consacra totalmente come schiavo d'amore. Le sue lodi e le sue proposte di devozione alla Vergine sembrano scaturite da accessi di delirio. Ma se guardiamo questi stessi uomini ci accorgiamo che appunto sono dei mistici, che il loro rapporto con il Cristo è denso di affettività concreta, personale, che le immagini con le quali si rivolgono allo sposo sono quanto mai simili a quello delle spose donne. Di Giovanni della Croce è famoso il commento del Cantico dei Cantici, da lui intitolato La canzone della sposa, e che contiene le effusioni liriche di un amante quanto mai concreto, che esalta l'eroticità della bellezza del corpo dell'amata nella quale Giovanni si identifica. Allora, se non avete ancora capito da quello che ho detto, ve la spiego in altri termini. In pratica, gli omosessuali che si invaghivano di Dio e della Madonna hanno tentato di massacrare le donne, per togliere la concorrenza. Non so se è abbastanza chiaro questo. Questo non significa che io ce l'ho con l'omosessualità, assolutamente, cioè ognuno ha il diritto di vivere la propria sessualità come meglio crede e come meglio gli va. Quello che una persona non ha il diritto è di fare della sessualità, del proprio ceto sociale, dei diritti particolari per massacrare una parte del sistema sociale. Questo è ciò che è avvenuto
nella storia della Chiesa Cattolica e delle religioni monoteiste, ed è quello che sta avvenendo in mezzo mondo a discapito per distruggere le donne. E in realtà, alla fin fine, il vero nemico da distruggere non sono solo le donne, ma l'intero sistema sociale e le intere condizioni di vita. Questo è ciò che è successo, per cui le donne vengono massacrate perché sono donne. Non esistono altre motivazioni e per favore non presentatemene altre, perché posso rispondere mandando a fanculo e dicendo testa di cazzo, perché non esiste neanche la comprensione della discussione. Bon, attacchiamo un attimino i telefoni 049 700 700, 049 700 838. Io ho sempre un po' di rassegna stampa, intanto che non arrivano telefonate, meglio che non arrivino. Naturalmente, vietata la preghiera, le maestre, non è il luogo idoneo. E hanno ragione. Bologna, respinta la richiesta dei genitori di una bambina musulmana. Mi sembra ovvio, ma deve essere vietata anche quella cattolica, deve essere vietata quella ebraica, deve essere vietata qualunque manifestazione religiosa in luogo pubblico. Tutto sommato io sono d'accordo con la Cina, manifestazioni religiose te le fai nel luogo consono alle manifestazioni religiose. Purtroppo il vero segreto, cioè il nocciolo su cui si va a pestare, non è tanto la manifestazione religiosa in se stessa, ma è il tentativo di costringere il sistema sociale ad accettare i principi sociali etici di una religione. E questo non è assolutamente accettabile. Si sta tentando in pratica di piegare l'intero sistema sociale italiano, francese, tedesco all'obbedienza di quelli che sono i dettami religiosi, e questo non è accettabile perché significa privare un sistema sociale della sua laicità. Pertanto io sono d'accordo con questa messa e so che è una guerra abbastanza dura, abbastanza lunga, anche perché c'è un ultimo pronunciamento dell'ultimo ministro che mi ha fatto accapponare la pelle. Cioè, mi sa che sta gente non conosce la Costituzione, anzi se ne sbatte altamente della Costituzione, come ebbe a dire Amato. Cioè, io ho sentito Amato dire: purtroppo esiste questa Costituzione, roba a mettersi le mani nei capelli. L'ordine dei magistrati si è ribellato a questo, giustamente, cioè una cosa veramente da mettersi le mani nei capelli. Catania uccide la madre per liberarla da Satana. Oh, perché è una cosa che avevo sentito l'altra volta, no? 13 coltellate, il terzo matricidio in 20 giorni nella città siciliana. Sentiva vicina la presenza del demonio e, credendo di essere posseduto da Satana, ha tentato il suicidio tagliandosi le vene con un coltello. Ma la lama non era sufficientemente acuminata e il tentativo è fallito. Così Raffaele Maccione, 42 anni, l'altra sera ha pensato di uccidere la madre, Concetta Spataro, 58 anni, con 13 colpi di coltello alla gola e al cuore, convinto che anche la donna fosse posseduta dal diavolo. Questo qua mi ricorda una telefonata di un deficiente fatta un paio di giorni fa, un paio di trasmissioni fa, in cui diceva: gli ha detto la madre, cioè il diavolo ha detto di uccidere. No, la cosa è diversa, cioè è stato massacrato dai preti, cioè è stato talmente portato fuori dai esorcisti, dai preti, eccetera, che questo qua aveva probabilmente delle pecche, aveva probabilmente delle alterazioni percettive o delle alterazioni spaziali, e ha pensato che fosse il demonio. Cioè, siamo veramente, questo è, ricordate, tutti questi assassini sono, tutti questi omicidi sono imputabili a Wojtyla e a tutti i cattolici, cioè tutti i cattolici e tutti i cristiani sono responsabili di questi omicidi, ricordatevelo sempre questo. Omo. Seul, prove di esecuzioni di massa a ridosso del primo storico vertice, Corea. Questo è dal giornale di Vicenza del 25 aprile del 2000. Gli USA declassificano documenti imbarazzanti per Seul. Cos'è sta roba? I canti nazionalisti urlati dagli altoparlanti coprono ogni altro suono per un giorno zona smilitarizzata. Il posto più terrificante del mondo, disse il presidente americano, la linea d'armistizio definita a 40 anni di distanza da guerra,
Intanto emergono da documenti segreti delle forze armate USA, ora declassificati, prove sconvolgenti su massacri di migliaia di prigionieri coreani uccisi da militari sudcoreani, cioè alleati agli Stati Uniti, con la convivenza degli alleati americani, secondo quanto riferito dalla BBC. Militari sudcoreani uccisero almeno 2000 prigionieri senza processo perché sospetti di simpatie comuniste. Queste esecuzioni di massa sono state tenute nascoste e attribuite sempre ai comunisti. Pronto? Ciao, sono Luca di Vicenza. Dimmi. Scusa, ma sono allibito cosa stai dicendo contro gli omosessuali e la religione. È sotto gli occhi di tutti quello che stiamo tuttora patendo a causa delle varie religioni. È vero? È vero. Poi, e si sa che un omosessuale, una donna la vede come la mamma, come la sorella, come l'amica. È vero. E non certo dal punto di vista carnale, perché quello c'è negato, non lo sentiamo. Però gli omosessuali sono sempre stati i migliori amici delle donne, mai chi ha voluto combatterle. Sì, ma non quando erano questa all'interno... storia qui allora... che dici che gli omosessuali odiano le donne perché le vedono come concorrenza, mi pare che sia più una leggenda messa in giro da qualche ragazza che vuole averla solo lei, ma questa ce l'ha anche con le prostitute, ce l'ha con tutte quelle altre donne che gli fanno la concorrenza. No, ho capito. Più che un omosessuale che ce l'ha con le donne, che pensa non esista, è più il contrario, mi pare. E comunque che siano gli omosessuali che vogliono governare il mondo attraverso la religione, impedendo ai maschi di fare le loro cose, mi sembra esagerato. Io la vedrei più da un altro punto di vista, la porterei più indietro come discorso, questa che Dio non vuole che facciamo sesso. Una volta era il capo clan che poteva accoppiarsi con tutte le donne e gli altri dovevano sottomettersi. Scusa, e non dovevano avere rapporti chi sessuali. Adesso mi sembra che questo discorso, non potendolo più attribuire direttamente a un capo clan, lo vogliono attribuire a Dio per dare sottomissione, piuttosto la vedrei su questo senso che contro gli omosessuali. No, io non stavo parlando contro gli omosessuali, Guarda, scusa, mi senti? Sì, ti sento. Io non ho assolutamente parlato contro gli omosessuali, io ho messo in luce un meccanismo che si è venuto, che è diventato potere nel tempo e si è radicalizzato nel tempo. E questo non significa che io abbia qualcosa o dica qualcosa, anzi io ho il massimo rispetto per tutti e non solo questo, ma sono anche dalla parte degli omosessuali per quanto riguarda la manifestazione di Roma e tutte quelle che sono le rivendicazioni, perché la libertà di uno è la libertà di tutti. Non è questo, io quello che a me mi interessa è individuare dei meccanismi con cui viene a costruirsi il potere. E questo purtroppo è avvenuto, che dopo in questo momento storico suoni in questo modo, in un modo diverso, quello è un altro discorso, mi sembrava di essere già stato chiaro in un sacco di altre trasmissioni. Scusi, per non ho seguito tutte, ho acceso la radio adesso, ti seguo spesso e questa sentivo proprio. Sì, ma comunque quello che, allora ti ripeto ancora, quello che a me mi interessa era di mettere in luce dei meccanismi di potere, cioè di meccanismi di controllo su un aspetto sociale. E il fatto è che quando esiste una repressione sessuale per una sola persona, chiunque essa sia, è una repressione per tutto il sistema sociale, per tutto il suo insieme. E la repressione sessuale secondo me è quella che innesca un discorso di sottomissione. Prima è vero, sono d'accordo. Sono d'accordo con te, non metto in dubbio questo, però quello che a me mi interessava mettere in luce in questo preciso momento, erano dei meccanismi che sono venuti all'interno della Chiesa Cattolica, perché se tu non lo sai, te lo dico io, se lo sai me lo dici tu, non è importante, nella Chiesa Cattolica, nei vertici della Chiesa Cattolica, sono tre quarti di omosessuali nascosti che fanno porcherie di nascosto, mentre... Ma fanno porcherie? Aspetta un attimo, scusa un attimo, fanno porcherie di nascosto e accusano quelli che invece sono omosessuali manifesti, che pretendono la libertà della loro vita, di essere dalla parte negativa. Diciamo così. Per cui in questo momento le cose stanno così, se io non ricordo male c'è anche un'organizzazione di omosessuali che ha minacciato più di qualche volta di rendere pubblico l'elenco dei prelati omosessuali, cioè, proprio per difendersi. Sì, questo non fanno bene farlo, secondo me se è vero, sarà anche vero. No, quello che io ti ho detto finora non è assolutamente un'accusa contro qualcuno, anzi. Ed era invece una grossa difesa rispetto a quello che è la vita e la libertà delle persone, che se dimentichiamo questo, dimentichiamo qualunque altro aspetto. Perfetto. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Sì, il discorso è questo, cioè io non volevo assolutamente mettere contro questa cosa o quella cosa, io sono per la libertà sessuale assoluta.
Cioè, quando non c'è violenza, eliminata la violenza, eliminata la prevaricazione del più forte sul più debole, io sono per l'assoluta libertà sessuale. Però esistono dei meccanismi sociali che si vengono a costruire all'interno del potere, all'interno dell'appropriazione degli individui, specialmente quando si tratta di cose religiose. Meno quando si tratta di cose civili, ma specialmente quando si tratta di cose religiose. Perché? Perché purtroppo il sesso, la sessualità, è espressione dell'energia vitale della persona, è espressione dell'emotività della persona ed è un bisogno fondamentale della persona. E questi meccanismi purtroppo sono avvenuti e li stiamo pagando in maniera veramente disastrosa. Li sta pagando chi? Gli esseri umani che cercano libertà, sta pagando le donne, soprattutto. E li sta pagando tutta quella schiera di omosessuali, di diversi, di particolari, che chiede soltanto di vivere per quello che loro apprezzano di vivere. Purtroppo il potere religioso ha distrutto tutto questo. E questo è un dato di fatto. Ma il potere religioso non è che ha distrutto soltanto la libertà sessuale delle persone. Ha distrutto l'intero sistema sociale, distrugge la sua tensione verso il futuro, distrugge l'eros, distrugge l'intento infinito che attraversa gli esseri umani. E questo non è accettabile. Quel meccanismo che io ho voluto mettere in luce è un meccanismo fondamentale della Chiesa Cattolica, attraverso il quale la Chiesa Cattolica ha veramente annientato e ha le motivazioni psicologiche ed emozionali per poter annientare i sistemi sociali. È chiaro questo? E questo a me interessa, dopo il resto vabbè, insomma, mi sembrava di aver già messo in luce tanti aspetti. Insomma. Andiamo avanti ancora. Ah, ricordate che spesso quando si fanno cose religiose, quando si fanno cose religiose ed emotive, si cammina su un filo di rasoio. Per cui state attenti quando dico delle cose, cioè non voglio attaccare Tizio Caio. Cioè, io non voglio assolutamente, voglio mettere in luce dei meccanismi che si formano. E anche se quel meccanismo lo vedo in atto, non sarò certo io a denunciare quel meccanismo. Pronto, un attimo. Dimmi. Pronto? Dimmi. Ciao, sta attento qua, c'è Bruno che parla. Sì, breve però. Conosci, no? No, breve perché dico qua Stefano. Ti dico subito solo. Dunque, lo sentivo, questa manifestazione che fa gli uomini sessuali, per carità, a me non niente da dire, perché qui ha la sua mentalità, qui ha la sua nascita, qui ha il suo difetto naturale, meno il suo difetto, cose naturali, però quello che fa la Chiesa, dove che è dentro un Vaticano, che è no omosessuali, che è pedofili, che è amaresma de melma dentro nella chiesa di uomini sessuali, vigliacchi, farabutti, delinquenti, perché mi te lo dico? Perché a me è successo che te dico, guarda, la masturbazione che mi faceva il prete Don Tacito Ronconi da Mira, dico, dentro nella chiesa, e poi parlare con un frate, e poi avevo un amico veramente che gli era torturato da due preti ogni notte dentro in un istituto, era una cosa spaventosa, non l'omosessuale normale, sono dei veramente dei farabutti e dei vigliacchi, perché i personaggi infami, quelle cose ha dentro nel Vaticano, dentro nelle chiese, e è una roba ormai veramente, però è gente in opera come santi, anzi vi te dico che aveva 7-8 anni, pensava che una suora non nasce mai del corpo, e che un prete fosse, chissà, non nasce mai nel gabinetto. E invece sono veramente dei vigliacchi, ma questo ti ho detto veramente uno che ha 100 coetanei che siamo stati martorizzati da preti, e questi non vogliono gli omosessuali che potrebbero essere più onesti dei loro, perché almeno questi a vista del sole, ma quello che fa la Chiesa dentro, e poi ti dico, un amico mio, che l'ha una fin letto con Marciscu, dentro nel Vaticano, quando che aveva 15-16 anni, robe pazzesche, che ho capito? Ecco, la Chiesa vuole proibire, oppure anche il Duce vuole proibire, ma gli era più vigliacchi e più criminali di quello che c'è. Altro, tu altro di ciao. Ciao, Bruno. Mi sembra che dopo sta telefonata qua non ci sia niente da aggiungere.
Grazie per l'ascolto, ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo a Piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.